ci incontriamo. Credo che i contenuti che oggi sono stati espressi da Pisapia siano assolutamente compatibili con una costruzione di un ampio schieramento progressista. Orlando ha fatto un congresso nel Partito Democratico, ha perduto quel congresso, è in minoranza di quel partito e quindi non è in grado di rappresentare la linea del PD. Del PD a trazione renziana, che sta inseguendo una traiettoria diversa. È un partito che ha spostato la sinistra verso il centro e guarda la destra. È una fase di scomposizione e ricomposizione del quadro politico, è una fase che è iniziata dopo il referendum del 4 dicembre e io vedo due movimenti fondamentali, due forze d'inerzia. Il Movimento 5 Stelle che guarda verso la Lega e il Partito Democratico che prima o poi di fatto guarda verso Berlusconi e Forza Italia. Tutto questo a noi non interessa, stiamo costruendo un nuovo soggetto politico, lo stiamo facendo insieme con una comunità, ci rivolgiamo soprattutto a quei tanti cittadini, elettori e militanti italiani che sono smarriti, spaesati, confusi, che non riescono a trovare una proposta in cui credere. C'è tanto astensionismo in Italia, lo vediamo, ma è un astensionismo critico, è un astensionismo arrabbiato di gente che attende di vedere rappresentati i propri interessi, con la leadership di Pisapia, di Bersani e di quanti in modo plurale vorranno unirsi a noi, potrà avere un successo e una sorpresa alle prossime elezioni. Matteo Renzi è in grado di riunire un centrosinistra? Certamente non è in grado, ma non lo è per ragioni di carattere politico, caratteriale. È una personalità divisiva, è una personalità di rottura che non conosce né freni a mano né deviazioni. Secondo noi sta portando la storia di un partito al quale personalmente sono molto affezionato, la sta portando verso un muro. A sbattere.